Grazie, buongiorno, benvenuti. Oggi vi parlerò di vetrate VEPA, vetrate panoramiche movibili, che da 2 anni sono state inserite in edilizia libera. Allora, sappiamo tutti che nella lotta, ai cambiamenti climatici imposta dalla UE, l'obiettivo è quello di ridurre, le emissioni di gas effetto serra. Quindi è quello di efficientare gli immobili che producono tanto CO2 e renderli meno impattanti sull'ambiente. Allora, le VEPA hanno un valore aggiunto nella sostenibilità energetica. Praticamente possiamo recuperare gli edifici vetusti obsoleti attraverso la riqualificazione. Quindi si tratta di trasformare, di rendere efficienti balconi inutilizzati. In Italia si stima ce ne siano 10.000, con il completamento e la protezione di queste vetrate e quindi ridurre le dispersioni termiche dell'appartamento. Sono manufatti che alcuni illustri colleghi hanno già utilizzato nei paesi del nord con degli interventi di riqualificazione, a volte molto belli, straordinari. Questo è il TG5 di 2 anni fa. Torniamo in Italia con l'economia perché è stato approvato in via definitiva il decreto aiuti bis, proroga fino al 31 dicembre per il lavoro agile, via libera alle vetrate panoramiche. Via libera alle vetrate panoramiche per chiudere terrazzi e balconi che diventano così fruibili non soltanto in primavera ed estate, ma anche nella stagione fredda. Il decreto aiuti bis approvato in via definitiva dalla Camera e ieri in terza lettura anche dal Senato con 17 miliardi di misure a sostegno di famiglie e aziende alle prese con il caro bollette, amplia l'elenco delle opere di edilizia che non necessitano di autorizzazioni preventive, titoli abilitativi e certificazioni e di fatto liberalizza l'installazione di queste vetrate in grado di ridurre la dispersione termica e favorire il risparmio energetico. Le vetrate dovranno però essere totalmente trasparenti, scorrevoli e amovibili. Non dovranno infatti configurare spazi stabilmente chiusi, prerequisito fondamentale per non aumentare la volumetria. Il profilo estetico dell'immobile dovrà essere preservato in modo da ridurre al minimo l'impatto visivo e non modificare le preesistenti linee architettoniche. Questa battaglia è stata portata avanti dall'associazione ASVEPA, che in qualità di presidente ho l'onore di presiedere. E perché è stata così fortemente voluta dai nostri legislatori? Perché, ecco, questo è l'articolo sull'edilizia libera. Perché in Italia abbiamo moltissime verande abusive. C'è un proliferare di verande abusive, sappiamo tutti, abbiamo dei balconi, vogliamo trasformarli in cucine, in cucinine, e questo non va bene naturalmente perché aumentiamo la volumetria e soprattutto cambiamo la destinazione d'uso assentita. Quindi oggi grazie alle VEPA, che non creano volumetria perché non hanno le caratteristiche che hanno gli infissi, di termicità, impermeabilità, eccetera, eccetera, spazi aperti esterni alla casa, rientranti, quelli balconi, logge, porticati, veranda, eccetera. Quindi non più questi obbrobri, ma vediamo che grazie alle VEPA, balconi prima inutilizzati si trasformano in piccole serre solari, tampone e captante. Quindi grazie a questo sistema molto semplice, il sistema VEPA, quindi vetrate panoramiche movibili, è un semplice manufatto, ma molto ingegnoso perché praticamente permette in estate di essere rimosso completamente. Ecco, vediamo il funzionamento, sono delle ante che scorrono su dei portavetri e poi si impacchettano lasciando completamente libero il vano.
Ecco, queste NEPA, abbiamo visto, apportano dei grossi benefici sociali. Rendono degli spazi abbandonati abitabili, come vi dicevo prima, senza aumento di volumetria. Ora pensiamo a quanti milioni di famiglie in Italia hanno a carico dei disabili stanziali, dei soggetti fragili, delle persone anziane che non possono camminare, bambini, animali domestici. Ecco che grazie alle NEPA un balcone inutilizzato, diventato un ripostiglio magari per la differenziata, può diventare un ambiente luminoso, arioso, molto bello da vivere per la maggior parte dell'anno. Ecco a sinistra un balcone inutilizzato e dopo l'intervento, l'inserimento, il completamento delle NEPA diventa un ambiente domestico molto bello, vivibile. Ecco qui un altro esempio ed ecco dopo. Quindi questa norma agevola e incoraggia l'inserimento di queste NEPA per poter utilizzare questo spazio inutilizzato, questa cementificazione sprecata e ridare dignità sociale ad alcune categorie sfortunate, ridare dignità sociale e migliorare la loro qualità della vita. Ecco qui un classico esempio di una pergotenda, una serra solare protetta con le vetrate panoramiche, il classico giardino d'inverno, winter garden, come viene chiamato nei paesi scandinavi. Quindi benefici familiari, poter fare la colazione anche in inverno, sul balcone dove batte il sole e si crea un microclima piacevolissimo. Immaginiamo i bambini che possono giocare tranquillamente in tutta sicurezza, perché sappiamo che i balconi aperti possono essere a volte pericolosi. Agli animali domestici. Le immagini parlano da sole. Un ambiente ludico per i bambini. Spazi ideali per studiare, per rilassarsi, per lo smart working, per fare ginnastica, yoga, attività fisica, protetti e riparati, un piccolo angolo, una piccola palestra. E perché no? Rendere questi balconi delle piccole serre solari, degli orti verticali, dove coltivare qualche pianta, qualche fiore. La vetrata funge da filtro domestico. Che cosa significa? Minore impatto acustico e naturalmente minori polveri sottili che entrano nell'appartamento. Ecco qui. Noi sappiamo che gli anziani hanno bisogno di vitamina D, quindi immaginiamo di offrire loro questo spazio pieno di sole, pieno di luce. Quanto beneficio può fare? E poi ci sono dei benefici ambientali. Quali sono i benefici ambientali? Sono tantissimi. Allora, poter sfruttare milioni e milioni di balconi inutilizzati significa, e quindi offrire alle famiglie più spazio domestico abitabile, non permanentemente, attenzione, non posso fare una camera da letto o, come dicevo prima, una cucina, però posso viverla come un living, nessuno me lo impedisce. Se prima avevo un balcone senza le NEPA, cosa faccio sul balcone senza le NEPA? Mi rilasso, prendo il caffè, sto un po' all'aria aperta, mi leggo il libro. La stessa cosa posso fare con le NEPA, ma posso farlo più a lungo. Posso farlo dando dei benefici all'ambiente, al territorio. Quindi significa poter sfruttare la cementificazione esistente, ridurre la domanda di cementificazione futura. Significa meno occupazione di altro terreno, meno impermeabilizzazione del suolo, naturalmente minori infiltrazioni piovane, significa non devo spendere ogni 2-3 anni per rifare le fughe del pavimento e quindi non creo lesioni al balcone di sotto. E poi ci sono i benefici architettonici,
si vedono i palazzi che hanno le vetrate, sono belle, più rifiniti, quindi c'è estetica, c'è l'outfitting che migliora. Le vetrate danno, riflettendo gli agenti atmosferici, il sole, le nuvole, danno leggerezza all'edificio, quindi creano quasi un nuovo look. E danno decoro urbano, naturalmente, di idea urbana. E poi abbiamo i benefici energetici, che oggi sono importantissimi. Un semplice balcone può diventare un bellissimo giardino d'inverno. Sono delle piccole serre climatiche a risparmio energetico. Riducono le dispersioni termiche, immettono minore CO2 nell'atmosfera e creano efficienza energetica, perché se per entropia l'aria calda che arriva dall'esterno attraverso i vetri si diffonde nell'ambiente, in inverno avrò bisogno di accendere un po' di meno il riscaldamento, quindi risparmio economico, energetico e ambientale. Risparmio energia e ho dei benefici salutari. Sostenibilità ambientale, come dicevamo prima. E poi infine, su questi balconi, se abbiamo la possibilità di inserire un vetro fotovoltaico sulla balaustra, possiamo creare energia pulita dal sole direttamente. Non tutti sanno che la luce solare che colpisce la Terra in un'ora fornisce più energia di quanto il mondo intero ne consumi in un anno. Quindi, se io abbino l'EVEPA al BIPV, che è un nuovo sistema fotovoltaico, da cui l'acronimo Building Integrated Photovoltaic, se io abbino questi due manufatti, io posso creare l'architettura solare, vale a dire qualcosa di bello, di estetico, che mi dà energia. Ecco qualche esempio di rivestimento con il BIPV. Quello che vedete è un fotovoltaico, ma mimetico, invisibile. Quindi può ridare dignità architettonica agli outfit edili. È stato calcolato che in Italia la perdita economica per mancata occultazione solare sulle superfici edili verticali inutilizzate è stimata in alcuni milioni di euro al giorno. Significa che in Europa ogni giorno perdiamo milioni di euro perché abbiamo un irraggiamento solare che noi non sfruttiamo. Concludo. Le VEPA permettono rivalorizzazione immobiliare, riqualificazione architettonica, decoro urbano, recupero edile, sostenibilità ambientale. Se volete approfondire l'argomento, ho scritto due testi su questo tema. Il primo è VEPA, vetrate panoramiche, serre solari climatiche, i sistemi intelligenti che hanno cambiato il volto dell'architettura moderna. E il secondo, che ho dovuto scrivere dopo l'introduzione della norma, perché molti comuni non riuscivano a capirla bene, ho dovuto scrivere un libro con un titolo un pochettino ironico, La norma sulle VEPA spiegata ai più piccoli. Quindi coloro i quali desiderano ricevere un libro gratuitamente sono pregati di venire a lasciarci il proprio indirizzo a destra. Vi ringrazio per l'attenzione. Se qualcuno... sì, abbiamo ancora 30 secondi. Se qualcuno ha qualche domanda sono qui per rispondere, altrimenti poi vi aspettiamo al nostro desk.